Allora, chi è che non riesce a votare? Nessuno. Ah, Carrozza, Giacobbe. Portas. Chi altro? Mi pare che abbiano votato tutti. Bene, a questo punto dichiaro chiusa la votazione. 275 favorevoli, 21 contrari, la Camera approva. A questo punto riprendiamo l'esame dell'articolo 5, che era stato precedentemente accantonato. A pagina 14 del fascicolo invito la relatrice di maggioranza a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5. Prego, collega Morani. Vuole che chiami io gli emendamenti? Sì, grazie. Bene, testo alternativo del relatore in minoranza Ferraresi, pagina 14. Poi, Contrario. emendamento delle commissioni 5.101. Favorevole. Emendamento delle commissioni 5.100. Favorevole. Poi abbiamo. Basta, basta così, grazie. Relatore di minoranza Ferraresi. Testo alternativo. Parere favorevole. E i due delle commissioni. Ci rimettiamo all'aula. Bene, governo. Pareri conformi alla relatrice. Grazie. Testo alternativo del relatore di minoranza Ferraresi. Non ci sono interventi. I pareri sono contrari di commissione e governo. Ferraresi? Bene, prego. Sì, Presidente, grazie. Allora, il nostro intervento qui come testo alternativo mirava ad andare incontro, diciamo, alla volontà di rendere l'arresto obbligatorio in tutti quei casi gravi, appunto disciplinati dall'attuale omicidio stradale, chiaramente noi avevamo un'altra formulazione, e di rendere invece come facoltativo l'arresto per quanto riguarda le lesioni colpose, per tutte le fattispecie di omicidio stradale, quindi senza differenziazione. È ovvio che però, come ci hanno sottolineato anche alcuni esperti, oltre al fatto di poter o non poter rendere obbligatorio l'arresto in flagranza di reato per quanto riguarda le condotte integranti omicidio stradale,